Monte Carlo sotto shock. È impazzito contro tutti! Il pubblico è sconvolto! Prima di proseguire, iscriviti al nostro canale, attiva la campanella e lascia il tuo like per supportarci. Nel cuore della battaglia sportiva a Monte Carlo, Jannik Sinner e Holger Rune si sono affrontati in una partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Da un lato, Sinner, il guerriero alto atesino, con una vittoria in uno slam già all'attivo, muscoli e esperienza accumulati, e una sicurezza che fa da scudo anche nelle battaglie più dure. Dall'altro, Rune, il danese tenace, determinato a rimanere tra i top 10, nonostante le 5 ore di match il giorno precedente. Il confronto si è trasformato in un'epica lotta di 3 set che hanno messo a dura prova il campione italiano. Dopo oltre 2 ore e mezzo di match, con 6-4, 7-6, 6-3, Sinner è riuscito a rimontare dopo un inizio difficile, dimostrando non solo il suo talento fenomenale, ma anche un'incrollabile forza interiore. Ma non finisce qui. La partita ha visto momenti di tensione pura, con Sinner che, nonostante una serie di opportunità mancate, è riuscito a chiudere il match alzando il suo livello di gioco, testimoniando una crescita notevole rispetto all'anno precedente. Rune, nonostante il vantaggio nei precedenti e una lotta senza esclusione di colpi, si è dovuto arrendere alla determinazione e alla maestria dell'alto atesino. Ma il pubblico è rimasto senza fiato anche per un evento che ha lasciato tutti sconvolti. Il match, infatti, è stato segnato da un episodio che ha fatto scorrere inchiostro. La furia di Rune contro l'arbitro e contro il pubblico. Nel pieno di una battaglia equilibrata, con il pubblico in trepidante attesa, il danese ha perso la compostezza in risposta a una decisione arbitrale, scagliandosi contro il pubblico e l'arbitro, in un momento di tensione che ha visto Sinner, impassibile, attendere la ripresa del gioco senza battere ciglio. Questa reazione, o meglio, questa mancanza di reazione da parte di Sinner, ha sottolineato la sua maturità e la sua capacità di rimanere concentrato anche nel caos più totale, segnando un momento indelebile di questa sfida sportiva. Tu cosa ne pensi della reazione di Sinner nel momento di tensione? E la furia di Rune? Pensi sia stata giustificata o troppo esagerata? Lascia un commento qui sotto con le tue opinioni.